Abramo nacque Isacco, e da Isacco nacque Giacobbe. Giacobbe generò 12 figli. Quando Isacco morì, i suoi figli, Giacobbe ed Esaù, presero le spoglie del loro padre e le seppellirono nella stessa grotta nella quale era stato seppellito Abramo. Poi Giacobbe portò i suoi 12 figli nella terra di Canaan. Giacobbe amava particolarmente suo figlio Giuseppe. Vedeva in lui un candore e una semplicità che nessun altro dei suoi figli aveva, ma gli altri figli non potevano capire questo sentimento e ne erano gelosi. No, il sole, la luna, le stelle. Cosa c'è? Che cosa hai sognato? Lo sai, ho visto il sole, la luna e le stelle. Il Signore a volte ci parla attraverso i sogni. Ora, Giuseppe, continua a dormire. Pio Pio, è ora di cena. Hai fame, eh? Giuseppe! Beniamino, vuoi dargli tu da mangiare? Non mi beccherà. Non fa mica male. Prova, metti le mani così. Mi fa il solletico. Giuseppe! Vengo subito. Ah, oh, che bello! Una tunica nuova! Stupenda! Avete visto? Basta così poco per farlo felice. Poco? Gli hai già dato l'asino migliore, la migliore borsa di pelle e ora anche la più bella tunica. Perché dai più a lui che agli altri tuoi figli? Non voglio dargli più che agli altri miei 11 figli. Ma lui è un'anima pura e innocente. E poi gli altri sono diventati tutti grandi. Ecco perché lo preferisco. Farò per te qualunque cosa tu mi chiederai. Te lo prometto. Beh, allora... Da quando i tuoi fratelli sono andati a Sichem un mese fa, non ne abbiamo più avuto notizia. Andrò io a vedere. Non sono più un bambino ormai. Oh, no, credo di no. Beh, preparati e va. Sii prudente, però. Sta tranquillo, andrà tutto bene. Arrivederci. Giuseppe, portami con te. Beniamino, fai il bravo, fratello mio, resta qui. No, voglio venire anch'io. Non piangere, Beniamino, tornerò presto, vedrai. Davvero? Tornerai presto, Giuseppe? Ma certo, non vado mica tanto lontano.
E così nostro padre ti ha mandato a vedere come stiamo. Deve essere stato molto faticoso per te. No, credo che sia molto più faticosa la vostra vita qua giù. Hai una bella tunica, ragazzo. Nessuno di noi ha mai avuto una tunica come quella. Già, e anche nuova. Deve essere un regalo di nostro padre. Sei sempre stato la gioia dei suoi occhi. Perché da quando sei nato ti preferisce a tutti noi? Sapete che ho fatto un altro sogno? Che genere di sogno hai fatto questa volta? C'erano 12 covoni di grano. Noi eravamo tutti nel campo a legare i covoni. Improvvisamente il mio covone si è alzato e si è messo dritto. I vostri hanno formato un circolo intorno al mio e gli si sono inchinati. Hai detto che i nostri covoni si sono inchinati davanti al tuo? Sì. Ma ho sognato anche altre cose ancora più strane. Sentite, in uno di questi sogni ho visto il sole, la luna e 11 stelle che si inchinavano davanti a me. Era molto strano. Il sole è il padre e la luna la madre. E le 11 stelle siamo noi, i suoi fratelli. E i nostri 11 covoni si sono inchinati al tuo come davanti a un re? È così? Senti, Giuseppe. Sì, Simeone. Anch'io, qualche tempo fa, ho fatto un sogno. Davvero? Che hai sognato? Un vortice furioso venire dal deserto e portar via le nostre tende, le nostre pecore e i cammelli, ogni cosa. Questo significa che tu vuoi ogni cosa per te. Le pecore, i cammelli e tutto quello che ci appartiene. Che cosa? Osi dire questo di me? Sono stanco. Ho tanto sonno. Buonanotte. Vedi, è convinto di essere il favorito di nostro padre. È troppo. È solo un ragazzino e crede di essere un re e noi suoi schiavi. Secondo me crede che anche nostro padre e nostra madre devono inchinarsi davanti a lui. Sarebbe un bel guaio, fratelli. L'eredità della tribù toccherebbe tutta a lui. Così andrà a finire. Dobbiamo sbarazzarcene. Coraggio, Simeone. No, non posso. Non se ne accorgerà neppure. Se la pensi così, perché non lo fai tu? No, non con un coltello. Vedi, non è poi così facile. Simeone, ragiona. Se facessimo appena un piccolo taglio alla sua tunica, si capirebbe che è stato ucciso. No, fratelli, non uccidiamolo. Non spargiamo il suo sangue. Gettiamolo nella cisterna. Sì, così non useremo il coltello. Spargeremo sangue animale sulla sua tunica e penseranno che lo abbia divorato una fiera. Bene, facciamola finita allora. Che c'è? Niente. Che cosa state facendo? Mettetemi giù! Ah! Aiuto! Fatemi uscire! Vi prego, ho paura! Ehi! Beh, che succede? Sta arrivando una carovana. Perché lasciarlo morire? Vendiamolo a quegli ismaeliti. Ci guadagneremo qualcosa e non gli faremo del male. Dopotutto è nostro fratello. Non è una cattiva idea. Già.
Hai visto? Siamo riusciti a liberarci di lui e siamo stati pagati. Così si fanno gli affari. L'hai detto. Non posso credere che i miei fratelli abbiano fatto una cosa simile. Mi hanno anche provato a uccidermi. Ragazzo, non hai ancora finito di piangere? Ora devi occuparti dei cammelli. E poi potrai venire a mangiare. Grazie, signore. Signore, tu mi hai salvato la vita. Spero di diventare un bravo servo per te. Abbiamo il miele più buono della terra! Frutta, frutta fresca, la migliore frutta d'Egitto! Abbiamo pecore, asini! Avvicinatevi, signori, guardateli da vicino! Gemme e oro, braccialetti pesanti, 9 sicli d'oro! Quanto costa questa collana? 8 sicli! Oh! È quello il palazzo del potentissimo faraone! Largo, largo! Guarda, asini giganti! Quelli sono cavalli, non asini. Cavalli? Beh, sono bellissimi. Quell'uomo è il capitano delle guardie del palazzo. Non dovrai mai intralciargli il passo. Non ho mai visto un uccello strano come quello. Per quanto me lo vendi, vecchio? A dire il vero, l'uccello appartiene a questo ragazzo. Loro non si separano mai. Davvero? E allora vendimi l'uccello e il ragazzo, va bene? Come ti chiami, ragazzo? Giuseppe, signore. Giuseppe, da questo momento tu sei il custode di questo animaletto. Vieni. Purtroppo mia figlia è malata. È più di un mese che non si alza dal letto. E proprio 3 giorni fa ha detto di aver sognato un uccello blu. Io ho domandato a tanti, ma nessuno ha mai visto un simile animale. Non sanno nemmeno se esista. Un uccello blu? Volevo tanto trovargliene uno così per portarglielo prima che lei muoia. No, sono sicuro che tua figlia guarirà. Beh, che puoi saperne tu? Sei solo uno schiavo. Sei arrivato. Iona. Iona.
Dopo aver predetto la guarigione della figlia di Putifarre, Giuseppe rimase in casa del capitano delle guardie di palazzo. Passarono così 10 anni. Mandate questi ciarlatani fuori di qui prima che io li faccia prendere a frustate. Putifarre, ho sentito dire che hai qualcuno che sa spiegare il significato dei sogni. Sì, mio signore. Uno schiavo di nome Giuseppe. Conducilo alla mia presenza. Sta in piedi, ma non alzare troppo lo sguardo rivolgendoti al faraone. Giuseppe, ho fatto 2 sogni ricorrenti ultimamente, ma nessuno è riuscito a dirmi che cosa significhino. Se tu riuscirai a interpretarli, io ti ricompenserò adeguatamente. Ascolta, Giuseppe, te li descrivo. Ero sulle rive del Nilo. Improvvisamente 7 splendide vacche grasse emersero dall'acqua e cominciarono a pascolare sulle sponde. Poi 7 vacche molto magre e malate emersero dall'acqua. Le 7 vacche magre e malate si avvicinarono alle 7 vacche grasse e se le mangiarono. Ho fatto anche un altro sogno. 7 spighe di grano grandi e belle crescevano su un unico grande stelo. Poi 7 spighe di grano piccole e secche, soffiate dal vento dell'est, cominciarono a crescere e si mangiarono le prime 7 spighe di grano mature. Giuseppe, tu puoi dirmi che cosa significano questi sogni? Sono messaggi del Dio del cielo e della terra, il vero Dio. Diverso dagli idoli di pietra che voi adorate. Egli ti ha manifestato così il suo volere. Stai parlando di un dio più grande degli dei dell'Egitto? Gli dei dell'Egitto non sono altro che statue di pietra, di bronzo o d'oro. Ma il mio dio è il vero dio, creatore e signore di tutte le cose. Piccolo schiavo impudente! Come ti permetti di parlare così dei nostri dei? Io sono tormentato dai miei sogni. Voglio comprenderne il significato. Dimmi il tuo pensiero, Giuseppe. Le 7 vacche grasse e le 7 ricche e belle spighe di grano preannunciano prosperità per 7 anni. Bene, 7 anni di abbondanza. Però le 7 vacche magre e le 7 spighe di grano secche significano che seguiranno 7 anni di carestia. Carestia e fame per 7 anni. Questa è una nazione potente, ma il sopraggiungere di una carestia potrebbe distruggerla, signore. Che cosa? La nostra nazione distrutta! Lo schiavo usa parole offensive! Giuseppe, che cosa dici? L'Egitto non può crollare, non sotto il nostro faraone. Come osi dire questo? Giuseppe! Giuseppe! Il faraone vuole avere fiducia nelle tue parole. Io amo il mio popolo e come suo capo ho il dovere di proteggerlo. Non posso mettere a rischio il suo avvenire. Rimanete in attesa di un mio decreto. Qual è il decreto del faraone? Giuseppe. Sì, signore. Il faraone ha aspettato che gli dei d'Egitto si pronunciassero, ma non c'è stata risposta. Egli ha deciso perciò di credere al tuo Dio. Il faraone ti nomina capo responsabile dei granai del regno. Da piccolo schiavo ebreo a responsabile di tutti i granai dell'Egitto, hai fatto carriera. Ma non ti montare la testa. Se tu dovessi tradire la fiducia del faraone, o se le tue profezie risultassero sbagliate, sarebbero guai per te.
e non potresti più contare sul mio aiuto. D'ora in poi dovrai contare solamente su te stesso. Sì, signore. Fa del tuo meglio. L'Egitto è ora nelle tue mani. La vita di Giuseppe, un'avventura affascinante che la Bibbia ci ha raccontato usando il linguaggio della leggenda e della storia. Una storia a lieto fine, avvenuta probabilmente 1700 o 1600 anni prima della nascita di Gesù. Per molti secoli, i nonni l'hanno tramandata attorno al fuoco dei bivacchi ed i bambini ebrei hanno sognato l'Egitto lontano e favoloso, come apparve agli occhi del piccolo Giuseppe, abituato alla povertà della steppa. Allora il regno egiziano aveva già 2000 anni, ma era ancora nel pieno della sua potenza. Da quasi 1000 anni l'imponente mole delle piramidi e l'enigmatico colosso della Sfinge si affacciavano muti sulla sabbia del deserto di Giza, mentre nel resto del mondo gli uomini dovevano ancora imparare a costruirsi una casa di pietra o di mattoni. Ma perché l'Egitto divenne così ricco ed importante? Cosa aveva in più rispetto agli altri popoli? Probabilmente perché si trovava sulle rive di un grande fiume, il Nilo. Il Nilo deve mangiarsi 6.671 lunghissimi chilometri di strada attraverso lo sterminato deserto del Sahara prima di giungere al mare, nel Mediterraneo. Gli ultimi 1.000 chilometri li percorre in una valle di rocce e di sabbia. Poi, a 170 chilometri dalla foce, si divide in due rami che formano un gigantesco triangolo. Il Delta. Si chiama così perché gli antichi vi vedevano la forma della maiuscola della lettera dell'alfabeto greco V, che si scrive in questo modo. Una regione davvero curiosa, quella egiziana, filiforme, lunga 1000 chilometri e larga appena 20, estesa su quella striscia di deserto che viene fecondata due volte l'anno dalle inondazioni del Nilo, che trasporta una quantità incalcolabile di fango fertilissimo, il limo. Col passare dei secoli, gli abitanti di questo territorio desertico riuscirono ad ottenere una parte coltivabile, compresa quella naturalmente fertile nel delta, che ammontava a 34.000 km quadrati, dove producevano principalmente frumento per il pane, lenticchie e ceci, orzo, da cui si ricavava la birra, che era la bevanda nazionale, cipolle, aglio, lattuga, datteri, foraggio per gli animali. Come sappiamo tutte queste cose? Gli antichi egiziani ci hanno lasciato numerose testimonianze della loro vita quotidiana. Oggetti, costumi, abitudini, attività agricole come la coltivazione dei cereali, con tutte le fasi della semina, della raccolta e della trebbiatura. La vendemmia, la pesca, la caccia. Un mondo ricco e laborioso, dove certamente la vita era più facile che altrove. Si viveva bene in Egitto e si viveva anche sufficientemente tranquilli. Difesi naturalmente dal deserto circostante, gli egiziani non ebbero città fortificate e per molti secoli neppure la necessità di un esercito regolare. Sin dal 3100 a.C., l'Egitto fu un regno compatto ed efficiente, posto sotto il controllo di un sovrano che a partire dalla 18ª dinastia, circa 1500 anni prima della nascita di Gesù, sarà chiamato Faraone. Una curiosità,
La parola deriva dal termine egiziano PR, che gli ebrei leggevano par-o, e che significa letteralmente grande casa, cioè palazzo, il luogo ove risiedeva il sovrano. Per esercitare il suo potere, il faraone era assistito da dignitari ed uomini saggi, dei quali si faceva anche interpretare i sogni, e Giuseppe fu uno di costoro. Le fascinose notizie di questo racconto sono scritte nella Bibbia, libro della Genesi, dal capitolo 37 al capitolo 50.